Buongiorno a tutti, carissimi ascoltatori di Radio Speranza e carissimi amici dell'Unitalsi. Eccomi di nuovo con voi, Rita, e vi porto i saluti di Federica e di altri amici della nostra associazione. Ringraziamo sempre Radio Speranza che ci dà questa bellissima opportunità di giungere a voi con le nostre notizie, le nostre informazioni, le nostre riflessioni, trascorrere questo tempo con voi. Siamo ancora in registrazione, ma vogliamo sempre farvi giungere la nostra voce. E dunque poi non sono sola, come da un po' di tempo abbiamo degli ospiti, anche oggi avremo Marta, la responsabile dei giovani, che ci parlerà un po' delle attività che in questo periodo i giovani hanno svolto e vanno svolgendo. E ci presenterà un altro ospite che è stato intervistato dal nostro Massimiliano Gabriele. Con grande gioia stiamo trascorrendo ancora il mese di maggio sotto la protezione di Maria, mese di maggio che volge quasi al termine. Domenica prossima, 31, ultimo giorno di maggio, grande festa di Pentecoste, ma anche festa della Visitazione. Abbiamo appena trascorso la festa dell'Ascensione e quindi abbiamo contemplato il Signore che ascende al cielo e salendo al cielo vuole portare con sé l'umanità. E quindi noi viviamo nella speranza di andare a fianco al Signore, a godere appunto della luce del Signore. E con questa speranza e con questa certezza, perché è una certezza, ci accingiamo anche a vivere la Pentecoste, quindi ad accogliere lo Spirito che verrà a riempire i nostri cuori e quindi ci vogliamo predisporre, ci stiamo predisponendo ad aprire i nostri cuori al Signore che ci manda lo Spirito. E infatti in questo periodo si sta svolgendo anche quest'anno, in questa situazione di, diciamo così, chiusura, nel senso di non poterci incontrare, la novena che la nostra diocesi da tanti anni porta avanti. La novena di Pentecoste è stata animata e video registrata ogni giorno attraverso un link ci viene inviato questa video registrazione. Sono brevi incontri, ma veramente profondi, intensi, che ci stanno accompagnando giorno per giorno proprio ad accogliere lo Spirito Santo. E questa novena prende lo spunto dal versetto della lettera ai Galati, capitolo 5, versetto 22, dove si parla del frutto dello Spirito. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé. Ogni giorno riflettiamo su un dono. Abbiamo all'inizio l'invocazione allo Spirito, quindi una riflessione su passi del Vangelo in merito al dono su cui stiamo riflettendo, l'assunzione di un impegno, quindi molto concreto, e poi delle belle testimonianze, brevi ma molto belle, per concludere poi con la preghiera a Maria fatta dal nostro Arcivescovo, e la benedizione. Ringraziamo tutti coloro che si sono adoperati per preparare così bene questa novena. Ringraziamo, è veramente un'opportunità di preghiera e di meditazione. Oggi con voi vorrei meditare sulla festa della Visitazione, appunto che si celebra il 31 di maggio e che ricorda la visita che la Madonna fece alla cugina Elisabetta dopo aver ricevuto l'annuncio che sarebbe diventata madre di Gesù per opera dello Spirito Santo. Giovanni il Battista, che sussulta nel grembo materno, inizia già la sua missione di precursore. Dopo l'annuncio dell'angelo, Maria si mette in viaggio frettolosamente, dice San Luca, per fare visita alla cugina Elisabetta e prestarle servizio, aggregandosi probabilmente ad una carovana di pellegrini che si recano a Gerusalemme, attraversa la Samaria e raggiunge Ain Karim, in Giudea, dove abita la famiglia di Zaccaria. È facile immaginare quali sentimenti pervadono nel suo animo alla meditazione del mistero annunciatole dall'angelo. Sono sentimenti di umile riconoscenza verso la grandezza e la bontà di Dio,
che Maria esprimerà la presenza della cugina con l'inno del Magnificat. Questa festa è molto antica, quella della Visitazione, e risale addirittura al 1263, di origine francescana. I frati minori la celebravano il 2 luglio, cioè al termine della visita di Maria. L'attuale calendario liturgico, non tenendo conto della cronologia suggerita dall'episodio evangelico, ha abbandonato questa data del 2 luglio per fissarne la memoria all'ultimo giorno di maggio. Perché? Leggiamo quale coronamento, possiamo anche intuire quale coronamento del mese che la devozione popolare consacra al culto particolare della Vergine. Nell'incarnazione, commentava San Francesco di Sales, Maria si umilia confessando di essere la serva del Signore. E leggiamo dopo, ma Maria non si indugia ad umiliarsi davanti a Dio perché sa che carità e umiltà non sono perfette se non passano da Dio al prossimo. Non è possibile amare Dio che non vediamo se non amiamo gli uomini che vediamo. Questa parte si compie appunto nella Visitazione. E vorrei con voi, mi fa piacere con voi meditare su questa visita di Maria, Santa Elisabetta, quindi sulla Visitazione, con le parole di padre Hermes Ronchi, tratte proprio dal secondo capitolo di quel libro dal quale vi ho già letto altre volte alcune meditazioni, cioè Le case di Maria. Maria è ricolma di Spirito Santo. E dice padre Hermes, la vita secondo lo Spirito si alimenta di un viaggio instancabile verso ciò che dà profondità, conoscenza, ricchezza alla nostra vita, verso confronti e incontri alla ricerca dei volti di Dio che appaiono e si rivelano nelle nostre relazioni. Maria è una ragazza giovane, povera di esperienza, e va dalla parente più anziana, ricca di vita, ricca di attese, ricca di sacra scrittura. Una donna che sarà profetessa di Dio, che l'aiuterà a capire cosa accade in lei. L'aiuterà con l'esperienza, con l'affetto, confrontando le loro due maternità impossibili, quasi una lezione divina a due voci. Nel loro incontro Maria ed Elisabetta si capiscono prima ancora di parlare, forse perché l'amore conosce, è esso stesso conoscenza. Le due donne entrano in sintonia immediata, in risonanza reciproca, come le due corde di un liuto. Che bella questa immagine! Lo spirito di fecondità, che ambedue conoscono come grazia nella loro carne, diviene ora spirito di comunicazione, e il prolungato silenzio delle due donne, per 5 mesi Elisabetta si era tenuta nascosta, esplode nel duplice canto. Il Magnificat, questo altissimo modello di preghiera, non nasce nella solitudine, ma in uno spazio di affetti. Dio viene e il suo venire è mediato da uomini, da incontri, da dialoghi. Forse non c'è qua giù esperienza di infinito che non sia legata alle relazioni tra le persone. Ogni esistenza ribadisce che la cosa più importante sotto il sole sono i legami. Eh sì, noi viviamo di legami, noi viviamo di relazioni. Non ci salviamo da soli, ci salviamo insieme. Noi vogliamo vivere nelle relazioni familiari, extrafamiliari, sociali, relazioni con il popolo di Dio. E quindi ecco, è proprio attraverso la relazione, ma la relazione vista anche come apertura verso l'altro e come accoglienza dell'altro, come servizio, che noi veramente possiamo testimoniare la presenza dello Spirito dentro di noi e lodare il Signore come appunto fecero insieme Maria e Elisabetta. Bene, cari amici, adesso ci apprestiamo ad accogliere Marta, e poi il nostro amico Gabriele che attraverso l'intervista di Massimiliano ci racconterà come ha trascorso questo periodo, diciamo un po' di chiusura in casa, ma siamo in fase di apertura. Anche noi unitarsiani abbiamo cominciato a riprendere i nostri rapporti e anche i ragazzi del servizio civile.
e stiamo pensando già, ecco, a definire qualche incontro a piccoli gruppi senza creare grandi assembramenti. E allora, proprio con questa immagine dell'incontro fra Maria e Elisabetta, io lascio la parola, ma ve la lascio attraverso il canto del Magnificat. A risentirci a presto. Buona Pentecoste a tutti. Buongiorno a tutti amici dell'Unitalsi, io sono Marta e forse un po' di volte avete già sentito la mia voce e sono qui un po' anche per parlarvi anche del percorso che abbiamo fatto in questo periodo, per aggiornare anche insomma quello che in questo periodo noi ragazzi abbiamo fatto insieme nonostante le distanze fisiche. Fortunatamente con i mezzi tecnologici che abbiamo siamo riusciti comunque a iniziare un bellissimo percorso con Don Roberto, che è un seminarista che ci sta accompagnando sia sotto l'aspetto spirituale che sotto l'aspetto anche umano durante quest'anno. E con lui stiamo affrontando il tema dell'anno, che è l'Immacolata Concezione. E abbiamo fatto degli incontri su una piattaforma che si chiama Meet, in cui abbiamo affrontato vari temi, sempre appunto inerenti al tema dell'anno, e in cui tutti noi ragazzi abbiamo anche raccontato delle nostre esperienze, siamo stati molto partecipi. Da questa settimana abbiamo sentito anche il giusto bisogno di fare l'incontro dal vivo e non più sulla piattaforma. E quindi di farlo vedendoci, naturalmente mantenendo le giuste attenzioni e precauzioni che ci devono essere sempre. E quindi niente, continuiamo questo percorso sempre ricco di tanto, sia di momenti di preghiera che di momenti di condivisione, anche di momenti molto importanti della nostra vita. E così che noi ragazzi riusciamo sempre di più a crescere, sia nella nostra vita, nel nostro quotidiano, ma anche a crescere, a far essere sempre più profonda l'amicizia tra di noi, ed è la cosa più importante in un gruppo. E io faccio un appello a tutti i ragazzi che magari anche hanno il desiderio di fare questi, non so, questi incontri o comunque di conoscerci. Noi siamo sempre disponibili naturalmente ad accogliere tutti. Questi incontri non sono riservati solo a noi che facciamo parte dell'Unitalsi, ma sono incontri che possono essere aperti veramente a qualsiasi persona ne avesse il desiderio. E
Quindi noi veramente tranquillamente apriamo l'invito a tutti coloro che vogliono venire con tanta gioia anche. E quindi vi invito e vi aggiornerò sicuramente prossimamente su questo percorso e magari ci sarà anche qualche altro ragazzo che potrà venire a testimoniare anche la bellezza di quello che abbiamo vissuto in questo periodo, anche se magari tramite una piattaforma su tecnologica, su internet, però comunque abbiamo condiviso tanto e siamo cresciuti tanto, quindi abbiamo abbattuto le barriere che c'erano fisiche, per il non poterci vedere, e abbiamo comunque costruito qualcosa di bello e di profondo. E niente, quindi io vi saluto, do un caloroso abbraccio a tutti, lascio la parola all'intervista di Gabriele, che è un ragazzo dell'Unitalsi che si è avvicinato a noi già da tanto tempo, dopo ha avuto un periodo in cui non è potuto essere presente, e adesso da circa un annetto è tornato a far parte del nostro bel gruppetto. È venuto anche a San Gabriele a settembre. E quando può partecipa anche con molta gioia agli incontri che facciamo durante l'anno. E lui ha partecipato anche a questi incontri che abbiamo fatto su questa piattaforma in questo periodo di reclusione forzata, diciamo così. Quindi lascio la parola a lui e ringrazio anche Massimiliano, colgo l'occasione per ringraziare anche Massimiliano per tutte queste bellissime interviste che sta riuscendo a far uscire, cioè che sta riuscendo a farci in questo periodo. E vi abbraccio tutti, amici di Radio Speranza, amici dell'Unitalsi, e speriamo di rivederci presto e anche di abbracciarci. Un bacione a tutti, grazie. Amici e amiche, siamo con Gabriele D'Aversa, ho detto bene? Sì. Ecco. Ciao Gabriele, innanzitutto come stai? Sto bene, graziando il cielo che noi e i miei familiari siamo stati infettati e ringrazio il Signore per questa fortuna. Quindi Ecco, partiamo proprio da qui. Come hai trascorso tu quest'ultimo periodo? è vero che siamo costretti a stare a casa, ma se ci riflettiamo possiamo impegnare questo tempo a fare le cose che ogni giorno lasciamo andare. Posso dire che all'inizio è stato molto duro accettare questo problema, ho avuto dei momenti di sconforto, ma poi ho riscoperto i lavori domestici, mettere in ordine la mia stanza senza fretta, che prima non facevo perché lavoravo. E suono la chitarra, mi Quindi. diverto a cucinare e quindi Insomma, hai riscoperto un po' di attività casalinghe, possiamo dire così. sì, ho riscoperto tante cose che prima, mentre quando lavoravo, non avevo tanto questo tempo. Tu, se posso chiedere, che lavoro fai? Io faccio il barista, lavoro nel settore della ristorazione, Ho quindi capito. solo il barista faccio, quindi faccio altri. Quindi è una delle attività che con tante difficoltà adesso stanno cercando di ripartire, però appunto le difficoltà sono tante, è vero? Sì, sono tante, più che altro, nel senso che devo stare attento, logicamente per me e per gli altri, perché questa malattia, cioè questa COVID-19 è molto rischioso sia per me che per gli altri, quindi la sicurezza è al primo posto adesso, oltre al lavoro che vado a svolgere, quindi. Ecco, Gabriele, tu fai parte dell'Unitalsi. Posso chiederti che cosa ti ha spinto in qualche modo a far parte dell'Unitalsi? Sì, guarda, in principio ho sentito dire dell'Unitalsi parlando tra amici,
Ho fatto il primo pellegrinaggio a Lourdes dove ho riscoperto la fede nel senso tutti parlano nel senso che a Lourdes provvede dei miracoli, se preghi, allora io con tanta gioia, allegria ho affrontato questo viaggio molto bello. Posso dire, ho riscoperto, guarda, a parte le amicizie che è come una famiglia, è come una seconda famiglia, e poi ho riscoperto la fede perché non è il giorno di domenica che tu vai lì, vai a messa, preghi. Là invece è una fede molto particolare, stai più a contatto con il Signore. E quindi insomma è stata un'esperienza profonda per te, ti ha cambiato la vita, possiamo dire così. Sì, mi ha cambiato la vita, nel senso che ho riscoperto tantissime cose, pure sulla fede, sulla speranza, su tantissime cose. Quindi possiamo dire che è stata una bella esperienza, che continuo a fare, logicamente. Appunto, ti volevo proprio chiedere questo. Adesso com'è il tuo rapporto con gli altri, soprattutto nell'unità, sì? Guarda, ti posso dire che in questi giorni di quarantena, i miei amici dell'Unità ci sentiamo tutti i giorni, quindi è come se nel momento del bisogno ci confortiamo l'uno e l'altro, cioè, tra l'uno e l'altro, quindi tra le chiacchieratine scherzose, quindi diciamo che nel complesso è stato molto bello, anche se non ci potevamo vedere. E quindi, insomma, anche se non c'era la presenza fisica, però tu hai percepito, mi sembra di capire, una presenza che va oltre quella del corpo, vero? Sì, esatto, Massimo. E quindi, insomma, no, ti ha fatto tanta compagnia, possiamo dire, anche questo. Sì. Adesso logicamente sto occupando più il tempo libero a vedere pure un nuovo lavoro perché bisogna sempre ricominciare a vivere, cioè oltre a questa paura del coronavirus. E quindi insomma, sei speranzosa? Io sì, abbastanza, a parte che sono anche determinato, quindi se io devo fare una cosa la faccio senza impaurirmi. Eh sì, si sente anche proprio dal tono di voce, sai? Ascolta, Gabriele, com'è andata con la famiglia durante la quarantena? Guarda, vi posso dire, con la mia famiglia è stato molto bello perché abbiamo riscoperto tantissime cose insieme. Oltre che ho a casa anche mia nonna, quindi siamo fatti pure delle belle risate, quindi oltre a seguire le messe domenicali che si facevano in TV, abbiamo riscoperto pure tantissime altre cose in famiglia che prima non avevo tempo di fare. Poi faccio un esempio, se non sono troppo indiscreto. Sì, è del tipo aiutare i miei genitori in campagna, quindi a dare un sostegno in più, aiutare in tantissime cose che prima non facevo, quindi non perché non ho voluto farlo, perché lavoravo e Certo, mancava il tempo praticamente. sì, mancava il tempo, Quindi forse questa è la parola. ti sei accorto che il lavoro ti ha tolto magari anche un po' di tempo per le cose più vere, poi alla fine quelle che rimangono. Sì, esatto, perché una volta che uno lavora, pensa solo a lavorare, lavorare, però alla fine è poco tempo a disposizione, quindi diciamo che questa quarantena ci ha fatto bene perché ci ha fatto riscoprire tantissime cose che prima veramente non si poteva, cioè non ho avuto tempo di farlo. Grazie tante, Gabriele.
Grazie a te, Massimiliano. A presto, un abbraccio grande da tutti noi. Grazie anche a te, a voi. Grazie, ciao.